sistemi che utilizzano buste flessibili all'interno della quale si possono mettere i prodotti, queste sono buste particolari in quanto la busta presenta tre strati di materiale, propilene, questo lo vedremo poi ancora meglio il giorno 12 quando noi andremo a parlare dei contenitori e vedremo un po' quali sono le tipologie di contenitori. I contenitori di oggi effettivamente non sono dei semplici contenitori in alluminio, ma i contenitori sono l'insieme di uno strato di acciaio per dare la rigidità al contenitore, poi c'è uno strato di materiale che viene facilmente corroso, eccetera. Ci sono tutta una serie di particolarità per garantire l'anticorrosione e quindi alla latta, insomma, c'è una banda stagnata, eccetera. Vantaggi nell'utilizzo di questa tecnica: busti flessibili, riduzione del peso e volume minimo, ingombro, ampio numero di formati, le buste, voglio dire, che si possono riscaldare, facilità di apertura e esposizione sui banchi di vendita, eliminazione dei liquidi di governo, possibilità di riscaldamento diretto del prodotto da parte del consumatore, utilizzabili per grandi formati. Svantaggi: lo spessore della busta influenza i tempi di sterilizzazione, possibile presenza di gas residui in uno spazio di testa, imbrunimento. Dimensionamento della busta fondamentale, fondamentale perché ci può essere la rottura della busta se evidentemente il prodotto all'interno è troppo, quindi ci sarà un rigonfiamento. Sterilizzazione classico discontinuo, la pertizzazione, quindi i prodotti dopo le scatole vengono etichettate ed imballate. E può essere necessario un periodo di maturazione prima della commercializzazione, ad esempio il pesce sott'olio, in cui il sale e l'olio devono penetrare nei tessuti. Vabbè, questi sono degli accorgimenti post-trattamento. Chiaramente sono prodotti, così prodotti hanno una shelf life fino a 5 anni. Fino a 5 anni. Quello che noi parleremo il giorno 12 delle conserve, semiconserve e conserve tropicali e vedremo un po' qual è la differenza esistente tra questi prodotti. E in quel caso, specialmente per coloro che devono consumare i prodotti nelle zone tropicali o che si devono essere sottoposti a dei trattamenti abbastanza severi per garantirne lo shelf life. Trattamento su prodotto sfuso, confezionamento asettico, il prodotto liquido sfuso viene sterilizzato ed in seguito viene confezionato sterilmente, caldo, metodi continui, con scambiatore, metodo indiretto o iniezione di vapore, uperizzazione. Per esempio, la sterilizzazione, per esempio, del latte si può condurre effettivamente in questa maniera. Si va a trattare direttamente il latte con il vapore. In questo caso abbiamo un'iniezione diretta del latte che viene a contatto col vapore. Successivamente, che cosa c'è? Successivamente il latte che attualmente sembrerebbe diluito perché abbiamo messo il vapore, successivamente il latte passa in una stanza successiva a fianco, in cui c'è il vuoto e una parte di acqua viene allontanata. In questa maniera abbiamo operato una doppia azione, quella di sterilizzare il prodotto e successivamente, che è un po' quello che fa la Granarolo a Gioia, insomma, ha operato un trattamento di sterilizzazione, successivamente con il vuoto che c'è è stata allontanata l'acqua. Quindi il latte riprende di nuovo le caratteristiche di acqua che aveva all'inizio. E questo è un sistema di trattamento diretto del. Sì. In quanto il tempo di contatto è più ravvicinato e quindi praticamente lì si riduce al livello di qualche secondo, eh. Quindi le caratteristiche sono praticamente identiche rispetto a un trattamento che magari prevede uno scambio attraverso le pareti in cui le caratteristiche possono essere peggiorate. Infusione del vapore, sistema ATAMB.
concentrazione. Ecco, ora passiamo a una serie di trattamenti in cui si va a togliere l'acqua. La concentrazione. La concentrazione è definita come la parziale eliminazione di solventi, in questo caso è l'acqua, da una soluzione. Aumenta la conservabilità del prodotto e consente di preparare prodotti per altri trattamenti, l'essiccamento, liofilizzazione o cristallizzazione. È una tecnica molto utilizzata per esempio, in industria alimentare, per esempio quelle di succhi concentrati, latte in polvere e zucchero. E il latte in polvere, ecco, diciamo che per quanto riguarda per esempio il latte in polvere o i succhi concentrati, o per quanto riguarda lo zucchero, la tecnica prevede che nel latte in polvere le possibilità sono due: o noi andiamo a seccare proprio il latte su delle superfici calde, oppure quello che possiamo fare è nebulizzare tramite spray dryer il latte, e in questa fase di nebulizzazione in contatto con il vapore l'acqua si allontana immediatamente, viene allontanata l'acqua e il latte cristallizza, anche perché c'è del vuoto, quindi il latte precipita come polvere. Questo trattamento è fatto in questa maniera, è migliore dell'altro trattamento su superfici calde. In questa maniera vengono garantite le caratteristiche organolettiche migliori. E infatti, tant'è vero che il latte che viene ottenuto in polvere per contatto, dove il riscaldamento avviene per contatto, non viene dato, cioè non all'uomo, ma viene dato agli animali, come latte per gli allevamenti, eccetera, latte in polvere. I vantaggi sono la riduzione del volume dei prodotti, questa è sicuramente una cosa importante, e quindi minor costi di stoccaggio e trasporto, quello di ottenere e di togliere l'acqua. Infatti anche il latte che viene preso evidentemente da altre parti del nord arriva in polvere, quindi poi viene aggiunta l'acqua e quindi viene... Sì, lo so. Gli svantaggi sono l'utilizzo di elevate temperature con perdita delle componenti volatili e delle componenti termolabili. Utilizzi di bassa pressione. Tecniche di concentrazione sono l'evaporazione, la crioconcentrazione e l'osmosi inversa. L'osmosi inversa è una tecnica molto interessante perché permette di concentrare i prodotti, ma non solo, voglio dire, il latte. Per esempio, uno dei problemi delle industrie del lattiero caseario è sicuramente, ovviamente sto parlando di aziende di grosse dimensioni, quello del siero, che è praticamente il rifiuto della lavorazione. Tramite osmosi inversa noi possiamo concentrare il siero in qualche maniera, allontanando l'acqua, è sempre una concentrazione. Funziona su alcune proprietà delle membrane semipermeabili, vedremo poi, o addirittura nell'industria vinicola si può utilizzare l'osmosi inversa per ottenere dei mostri concentrati che questi si possono utilizzare. Non si può usare lo zucchero, però il concentrato sì. Evaporazione è un sistema molto antico, utilizzato forse ancora prima della scoperta del fuoco. Beh, lì ovviamente lo mettevano al sole il prodotto e quindi allontanavano l'acqua. Il sistema di evaporazione è formato da scambiatore, un sistema di riscaldamento, un separatore e un condensatore per allontanare l'acqua. Molto importante è l'evaporatore, in cui il funzionamento dipende dalla sua struttura fisica, dal tipo di prodotto. Ora vedremo alcuni esempi. Esiste un evaporatore senza riciclo. Questo sistema dell'evaporazione è molto importante. Teniamo presente che nelle industrie dove si lavora il pomodoro, si lavorano i passati di pomodoro, le quantità che si lavorano sono enormi, si sta parlando di tonnellate al minuto, decine di tonnellate al minuto, e quindi si utilizzano degli scambiatori o dei sistemi di evaporatori molto efficienti in modo da allontanare il più acqua possibile. Il sistema di evaporazione può essere mo vedremo che significa singolo effetto, doppio effetto. Qui c'è un esempio, qui c'è una grande caldaia in cui si fornisce il prodotto
da concentrare entra di qua, il prodotto concentrato sta di qua, evidentemente qui però noi andiamo a riscaldare, qui avviene il riscaldamento, vedete qui il vapore che scambia energia col prodotto da concentrare, quindi arriva qui dentro, c'è un leggero vuoto qui dentro e l'acqua immediatamente si allontana. Questo si dice anche a semplice effetto. Qui lo stesso, qui c'è il riciclo per se la concentrazione che si è ottenuta in questo impianto non è sufficiente, si fa passare di nuovo dal riscaldamento e quindi si riesce a riscaldare, a evaporare più acqua. Qui ci sono tre evaporatori che sono in serie, quindi sono a triplice effetto. Qui ci sono controcorrente. Ecco. Allora, il tipo più semplice di evaporatore è sicuramente questo del paiolo qua che le nostre nonne mettevano sopra, quindi riuscivano a concentrare. Questa è una situazione molto artigianale. Quindi l'evaporatore a fuoco diretto è questo qui. C'è quest'altro con una camicia esterna che faccia entrare il vapore da qualche parte e poi esce di qua. Alla fine c'è l'allontanamento dell'acqua di qua. Stiamo concentrando, quindi stiamo togliendo l'acqua e i microrganismi e quindi come tale poi trovano difficoltà a sopravvivere. Teniamo presente che stiamo pure riscaldando, quindi una certa quantità la eliminiamo. Questo è un evaporatore a tubi, è già un qualcosa di più sofisticato. Qui entra, c'è l'alimentazione. Siccome qui si sta riscaldando, ci sono dei tubi qua che riscaldano, qui il vapore d'acqua che entra, l'alimentazione prende l'energia e scende verso il basso perché si sta via via raffreddando. Però man mano che sta successivamente però prende energia, si alleggerisce come densità e sale. E continua a esserci questo moto che si chiama appunto per convenzione, come abbiamo detto prima, che fa ruotare la salsa. La salsa o il prodotto che c'è dei succhi di frutta, il latte, eccetera. E quando si è raggiunta la densità voluta si scarica, intanto il vapore si allontana dalla superficie. Ah, qui è uno spaccato del nostro impianto. Qui invece la differenza rispetto al precedente è che invece di stare i tubi in verticale stanno in orizzontale. Si presenta in genere come cilindri verticali, nella parte inferiore vi è una serie di tubi orizzontali nei quali passa il vapore e il riscaldamento. In questa maniera l'alimentazione avviene sempre dalla parte laterale. E man mano che si concentra va verso il basso perché è più pesante, invece il vapore viene allontanato dalla parte superiore. Questo tipo di evaporatore si rivela adatto per soluzioni non troppo viscose, che non depositano cristalli e presentano costi di produzione inferiori rispetto agli altri tipi. Poi dipende naturalmente da quello che vogliamo fare. Questo è un altro impianto invece abbastanza più sofisticato, perché qui c'è l'alimentazione va a contatto con lo scambiatore, qui entra del vapore, qui esce la condensa, però la cosa importante è che dopo che c'è stato questo contatto con il fascio tubiero, praticamente poi all'uscita qui viene garantita una depressione e quindi come esce il liquido che è stato riscaldato sotto la depressione è come se esplodesse e quindi il vapore viene allontanato immediatamente. Ci sono tutte le strategie, ovviamente, queste nelle grandi industrie, per far sì che ci sia la maggiore efficienza possibile nel concentrato. Quindi il concentrato, questo giallo, torna verso il basso. Se la concentrazione è quella che volevamo noi, si può allontanare, altrimenti si fa girare di nuovo, si riesce a vedo che sta annoiando la lezione, e quindi in questa maniera oggi vi sto portando nell'industria dei trattamenti, tecnologia industriale. Questo è lo stesso di prima, si vede meglio la struttura dell'impianto di
concentrazione, qui esce il vapore che si allontana, il concentrato scende verso il basso, qui c'è l'ingresso del prodotto, qui c'è uno scambiatore di calore in modo che il prodotto venga a contatto della parete che per conduzione scambia energia e quindi si concentra. Ovviamente noi non andremo ad applicare, magari c'è qualche azienda che applica questo sistema di trattamento, va bene, quindi significa che sta crescendo, no? Perché questo lavora tonnellate di prodotto. Poi c'è un altro sistema, che è questo Kestner cosiddetto, invece sono delle dimensioni molto più alte, in questo caso il prodotto esce dal centro, entra al centro, eccolo qua. Qui c'è praticamente, qui c'è l'ingresso del vapore che ovviamente entra in questi tubi, qui c'è l'ingresso della soluzione da concentrare, man mano che il prodotto attraverso questi tubi, spinto anche dal fatto che ci sta un aumento di temperatura, il prodotto da concentrare comincia a bollire in questa parte. Qui c'è un sistema per evitare che le bolle, o un paraschizzi se volete, per evitare che il prodotto si allontani con il vapore, e in questa maniera man mano che il prodotto va dal basso, dal centro verso la parte superiore, si è concentrato. Questa è la lavorazione, quindi la produzione del concentrato avviene in pochissimo tempo e quindi le produzioni si possono ottenere grandi quantità di prodotto in poco tempo. Qui stiamo parlando di tonnellate al minuto, quindi grandi quantità di prodotto lavorati in pochissimo tempo. Sì, qui c'è uno spaccato ancora. Sì, qui ancora questo. In questo caso però evidentemente il prodotto viene messo dall'interno, ovviamente poi dipende dalla tipologia dell'impianto che viene utilizzato. Ecco qua, un bel impianto industriale di produzione di concentrato, il vapore che esce di qua, qui c'è l'alimentazione, quindi qua viene riscaldato, il prodotto riscaldato poi è concentrato, si raccoglie qua. E qui vedete gli impianti, ovviamente questi sono presenti nelle zone delle Emilie dove devono essere prodotte grosse quantità di succhi per impianti di produzione ovviamente di grosse quantità di concentrati. Eccolo qua, un bel impiantino. Un sistema che è un pochino più vicino alle nostre possibilità è invece questo scambiatore a piastre. Questo viene utilizzato anche nell'industria casearia, il sistema per scambiare energia, calore con il latte, è sicuramente un sistema a piastre. Il prodotto va in una direzione, viene riscaldato ed esce di qua, invece il vapore entra dall'alto, qua, controcorrente, ovviamente le piastre sono fatte in modo che i prodotti da riscaldare e riscaldato non vengano a contatto, ma ci sia lo scambio di energia solo per conduzione. In questa maniera c'è la possibilità di riscaldare, è compatto ed è economicamente efficiente, l'evaporatore condensatore a piastre sostituisce le unità a strato sottili, grandi e costosi, i canali profondi e le varie bocche consentono l'evaporazione e la condensazione sotto vuoto e a bassa pressione di sistemi a fase acquosa e organica. Questi evaporatori hanno caratteristiche di funzionamento analoghe a quelle dei verticali, a tubi lunghi e verticali, diffusi nell'industria alimentare anche per concentrazioni elevate su prodotti termosensibili, appunto il latte, succhi di frutta e di vegetali. Ah, ecco, qui c'è un altro spaccato del sistema a piastre, ovviamente le dimensioni sono
questo è un altro sistema a film agitato, qui viene usato per liquidi molto viscosi e quindi è importante che ci sia una turbolenza per far sì che il prodotto viscoso, quindi melasso, quelle soluzioni molto, molto zuccherine, che possono attaccare vicino alle pareti. È simile ad un evaporatore a film cadente, cioè il film che cade verso il basso, con un solo tubo incamiciato di grande diametro, con un agitatore interno, in modo da evitare il contatto evidentemente tra la superficie e il liquido. Il liquido entra dall'alto e viene distribuito dal moto turbolento delle lame verticali dell'agitatore che sono qui presenti. Il concentrato viene scaricato dal basso, qua. Poi ci sono ancora gli evaporatori tipo centrifugo, molto importanti questi sistemi, perché in questa maniera viene accelerato il tempo di questo, diciamo che è alla portata, in questa maniera viene, il prodotto viene concentrato in pochissimo tempo e il costo di questi macchinari non dovrebbe superare i 20.000 euro eccetera. L'evaporatore centrifugo è un evaporatore a singolo effetto che apre sotto vuoto. Questa è la cosa importante, utilizza vapore per il riscaldamento. La superficie riscaldante è posta sotto a dei coni rotanti, il prodotto da concentrare, adesso lo vediamo adesso, eccolo qua, il prodotto da concentrare entra nell'evaporatore attraverso un tubo di alimentazione dal basso, quindi praticamente il liquido entra dal basso. Qui c'è il sistema di riscaldamento, man mano che il sistema ruota, che succede? Che il liquido si muove lungo questa parete, siccome c'è il vuoto, il vapore si allontana più velocemente. Alla fine della produzione il prodotto viene ad essere allontanato dal basso. Questa è l'intera macchina. È molto efficiente, questo è chiaramente, questo sistema non ci permette di ottenere grandissime quantità di prodotto. La forza centrifuga distribuisce istantaneamente il prodotto su una superficie molto sottile e il prodotto attraverso la superficie riscaldata in meno di un secondo viene riscaldato, il prodotto concentrato viene raccolto alla fine dei coni e trasferito all'esterno da tubazione. I vapori vengono raccolti al centro dei coni e trasferiti da un condensatore esterno. Questo sistema è un evaporatore di facile utilizzo e pulizia mediante un sistema CIP. Ah, questo è molto semplice come utilizzo. Qui abbiamo l'alimentazione, qui il vapore si allontana, il concentrato esce da sotto, il vapore tramite un intercapede o una serpentina passa, in questa maniera viene concentrato il prodotto all'interno di questo sistema. Ci sono ancora altri evaporatori, questi tipi qua a bolla, che sono un po' quelli che si utilizzano nell'industria della birra. Qui viene fatta entrare aria, qui c'è la sostanza da concentrare, evidentemente poi il vapore evidentemente viene allontanato dall'alto. Le bolle sono degli evaporatori incamiciati, chiusi, operanti sotto vuoto, molto utilizzati nell'industria alimentare. Un agitatore interno serve a evitare incrostazioni sulla superficie interna della bolla e a facilitare la trasmissione del calore. Sono generalmente utilizzate nell'industria di pomodoro, confetture e saccarifera. Ci sono anche altre a pompa di calore che un po' hanno l'obiettivo di sottrarre calore evidentemente al nostro sistema. Qui viene fatto uno spaccato. Passiamo adesso alla crioconcentrazione. La crioconcentrazione significa che noi siamo in grado di togliere l'acqua sfruttando il fatto che invece di andare a riscaldare andiamo a raffreddare, e nel raffreddare evidentemente succede che l'acqua si cristallizza,
e come tale si allontana dal sistema. E quindi noi possiamo togliere, in questo caso, invece di togliere vapore, togliamo acqua solida. Si congela una parte dell'acqua presente in un alimento, quindi si separano i cristalli dalla soluzione concentrata. Questo sicuramente, se fatto in maniera opportuna, garantisce le caratteristiche organolettiche del prodotto meglio di quello ovviamente ottenuto con il riscaldamento. È molto adatto per i prodotti termolabili, ecco, sentite, e non si perdono sostanze volatili. Questo è sicuramente, se vogliamo garantire le caratteristiche del prodotto, questo è il sistema migliore. Vabbè, qui parla di un eutettico, cioè significa di una miscela ottenuta mettendo insieme acqua e sale, per esempio, che ha una temperatura di congelamento di meno 21 gradi. Mettendo insieme, infatti tant'è vero che il sale si utilizza anche d'inverno per abbassare la temperatura di cristallizzazione, di congelamento dell'acqua. Cristallizzatori. Ci sono cristallizzatori a refrigerazione diretta, operano sotto vuoto e quindi si perdono aromi se si opera sotto vuoto, o indiretta. La refrigerazione viene effettuata in uno scambiatore esterno. In questa maniera si possono allontanare i cristalli. Ci sono sistemi ancora a osmosi inversa. Vediamo come funziona l'osmosi inversa, che come vi accennavo prima, permettono di concentrare i prodotti garantendo le caratteristiche del prodotto. L'osmosi, il funzionamento è molto semplice. Se noi abbiamo una soluzione di acqua e una soluzione di sale, voi sapete che se mettiamo insieme a questo punto si mescoleranno. Alla fine noi avremo che la soluzione che era di acqua dolce diventerà salata, e quella salata diventerà meno salata perché una parte di sale è andata dall'altra parte. Bene, esistono delle membrane che hanno una proprietà, quella di far passare l'acqua e non far passare per esempio i sali. Allora, se noi mettiamo che cosa succede se noi mettiamo a contatto due soluzioni, una evidentemente di acqua pura e una di acqua concentrata? Succederà che, a causa di questo fatto che queste membrane fanno passare solo l'acqua e non i sali, la soluzione che si trova sulla sinistra tirerà l'acqua evidentemente dalla soluzione di destra. E quindi alla fine che cosa succederà? Che questo ramo di questo contenitore qui, sì, l'acqua che è presente, come già vedete, si innalzerà, perché c'è una tendenza naturale della natura a diluire le soluzioni concentrate. Bene, il risultato è che se noi non operiamo nessun tipo di trasformazione, avremo che il ramo di sinistra si andrà a diluire e l'acqua salirà, finché magari tutta l'acqua di destra sarà assorbita nel ramo di sinistra. Se però noi operiamo una pressione, operiamo con della pressione, spingiamo qui, succederà che il sale sulla sinistra si andrà a concentrare e l'acqua pura da solo si porterà nel ramo di destra. È una proprietà che hanno alcune membrane di far passare l'acqua e non far passare i sali. Questo processo, questo fenomeno particolare si chiama fenomeno di osmosi inversa. Ecco, qui è riportato uno spaccato di questa membrana, vedete? Sono delle membrane a base di acetilcellulosa e quindi hanno questa particolarità, quelle che poi, tra l'altro, sicuramente qualcuno di voi ce l'avrà in casa, quelle che servono per produrre l'acqua pura a membrana osmosi inversa, cioè praticamente si mette l'acqua e che cosa fanno queste resine? Riescono tramite l'utilizzo della pressione, perché tu spingi con la pressione qui, quindi sforzi a far passare l'acqua, ma non i sali che rimangono intrappolati da questa parte. A questa parte tu c'hai il rubinetto e raccogli l'acqua, che è praticamente acqua pura, super distillata, che comunque bisogna fare attenzione ad utilizzare, perché per coloro che hanno problemi di pressione si potrebbero trovare di fronte a un'acqua senza sali. A questo punto ci potrebbe essere successo un caso di una signora che gli era stato consigliato di utilizzare questo sistema per produrre l'acqua pura, la chiamano.
La signora non sapeva che quest'acqua avrebbe avuto un contenuto di sale praticamente nullo. Bevendo quest'acqua poi lei aveva dei problemi di pressione e quindi poi è andata a finire l'ospedale. Sì. Perché poi beveva l'acqua per compensare. Ma non fanno questa comunità quando dicono acqua, che ha perso tutti i sali. Sì. Eh sì. E quindi, insomma, signori, teoricamente non disseta. Sì, attenzione però, perché voglio dire, quando informiamoci su cosa fanno queste macchine, perché in realtà poi non dimentichiamo che l'acqua contiene un po' di fluoro, fa bene ai denti, il calcio, insomma, poi succede che... Invece, io direi che senza... fare pubblicità per nessuno, voglio dire, va bene l'acqua pura, però quella dell'acquedotto secondo me è la più equilibrata. Magari se non siamo sicuri della nostra acqua di acquedotto, gli mettiamo un po' di ammucchine dentro il serbatoio famoso del nostro condiviso tra i condomini e facciamo un po' di manutenzione in più. Perché insomma, voglio dire, ci sono tante situazioni che vanno analizzate con attenzione, voglio dire anche le bottiglie di plastica, io non so, possono rilasciare pure, insomma, chiaramente è meglio se le bottiglie fossero in vetro, perché non rilasciano prodotti, ma siccome io non posso parlare troppo, quindi voglio dire, quindi... Quindi voglio dire, quindi torniamo a noi, poi magari ne parliamo tra poco, tra mezz'ora. Quindi volevo dire, il funzionamento è abbastanza semplice, quindi alla fine noi otterremmo, e questo è legale per tutte le tipologie di prodotti, sia il vino, come sicuramente vi parlerà il professor Silano, sia come anche nell'industria lattiero-casearia, noi possiamo concentrare il siero, che quindi in questa zona noi concentriamo tutti quelli che sono i prodotti presenti ancora nel siero, quindi caseina o altri prodotti che vengono utilizzati nell'industria dolciaria, insomma, e invece dall'altra parte noi allontaniamo l'acqua. Quindi noi possiamo fare bene per l'acquedotto, in questa maniera nell'acquedotto scarichiamo, perché uno dei problemi che viene fuori ultimamente è quello del controllo che deve essere fatto giustamente dell'acquedotto, e purtroppo il fatto che non sempre vengono seguite le norme, si scarica il siero nell'acquedotto e questo non lo si può fare. Però se un'azienda si dotasse di un sistema d'osmosi inversa, potrebbe scaricare l'acqua nell'acquedotto, invece il concentrato, pensate un po' che questa è la cosa assurda, il concentrato che contiene ancora delle altre proteine, caseine eccetera, può utilizzare per fare la ricotta, per migliorare la resa sulla ricotta. Quindi sono tutte certe volte, purtroppo forse il periodo non è l'ideale, però potrebbe l'acquisto, quindi poi i costi di ammortamento, potrebbe aiutare l'azienda a produrre più ricotta, voglio dire, no? Quindi questi sistemi ad osmosi inversa, certamente ci sono dei ecco, qui ce ne delle altre, sicuramente. Però poi ci sono dei problemi, cioè nel senso che ci sono dei vantaggi, sicuramente siamo in grado di produrre e recuperare altro prodotto, siamo in grado di concentrare il nostro prodotto, però poi queste membrane vanno pulite. La manutenzione certe volte dell'acqua è che si va a perdere su, ti permettono di recuperare circa 2/3 del prodotto, quindi concentrare 2/3, su 3 litri tu lo riduci a 1 litro. Però devi spendere un po' di acqua per il lavaggio successivo delle membrane. Sì. Sì, infatti. Però questo vi garantisco che è una bella tecnologia, veramente. Certo, poi ci sono da considerare, ripeto, l'acqua di controlavaggio, quindi dobbiamo spendere, purtroppo diciamo che così, dobbiamo spendere su 3 litri che abbiamo concentrato a 1 litro, ne dobbiamo spendere un buon quasi un altro litro, mezzo litro per lavare. Quindi
quindi a questo punto siamo su 3 litri, ne abbiamo recuperate a 1 litro e mezzo, però ne dobbiamo buttare 1 litro e mezzo, perché ci sta il... Eh sì, certo, se facciamo... Sì, sicuro, nel vino è più remunerativo il discorso. Sul latte magari di più, purtroppo un impianto di questo tipo è stato un mio cliente, questo l'ha utilizzato perché purtroppo il periodo non è dei migliori, gli hanno l'acqua che utilizzava nelle lavorazioni, gli è stato aggiunto il... uno scherzo di cattivo gusto, gli hanno messo i pesticidi dentro l'acqua, quindi poi l'insalata quando è arrivata in Germania quelli hanno trovato questo pesticidi che lui non aveva messo e quindi successivamente a questo scherzo di, che gli è costato parecchie centinaia di migliaia di euro, ha dovuto mettere l'impianto da osmosi inversa in modo che l'acqua, pur contenendo eventualmente delle molecole all'interno o contaminanti, con l'osmosi inversa è garantito che non passa nulla, quindi alla fine tu hai acqua pura e quindi l'eventuale scherzo non compromette niente. Sì. Esatto, a osmosi inversa, che non solo, ma non solo sulle navi, anche in Africa il sistema per ottenere acqua potabile è osmosi inversa. Ho un sistema un po' più costoso, quella, le resine scambiatrici, che anche queste si utilizzano nelle case per ottenere acqua buona, diciamo, no? Poi naturalmente tutte quelle alchimie che fanno quando vengono i venditori, prendiamo con le pinze, insomma. Ecco, la liofilizzazione è un'altra bella tecnica, veramente. La liofilizzazione è una tecnica interessantissima, perché come funziona la liofilizzazione? La liofilizzazione infatti si basa su un principio molto semplice, che è quello di togliere l'acqua evidentemente dai prodotti. Questa è una tecnica che ha sicuramente dei grandi vantaggi. Viene condotta alla temperatura di circa 0 gradi e a sottovuoto. In queste condizioni sono in equilibrio insieme il liquido, l'aeriforme e il solido e aeriforme. In questa maniera noi facciamo passare direttamente il solido sotto vuoto a vapore. Quindi io ho il mio solido e creando il vuoto a quella temperatura di 0 gradi in cui cristallizza l'acqua, si allontana. Alla fine il risultato è che tu hai eliminato l'acqua senza riscaldare il prodotto. Quindi le conseguenze quali sono? Intanto che le applicazioni sono numerose, caffè, tè, succhi, frutta, esotico, prodotti dietetici per l'infanzia, minestroni, vari prodotti vari della ristorazione. I liofilizzati hanno qualità simili a quelli dei prodotti trattati, si riduce molto il peso, stoccaggio di trasporto facilitati, si conservano per tempi molto lunghi, attenzione, la cosa interessantissima è l'acqua libera molto bassa, reidratazione successiva velocissima ed ottimale, che porta i prodotti simili a quelli freschi. Qui possiamo dire che la liofilizzazione non ha creato problemi nel prodotto dal punto di vista organolettico. Ma anche perché, sì. No, no, in effetti. No, però in effetti il Barolo... Sì, purtroppo c'è stato quell'altro discorso che ho visto anche la pubblicità sul Barolo, in effetti. Chiaro che... Sì. No, ecco, infatti. Infatti. Sì, hanno fatto al telegiornale, sì. Esatto. Ma...
Sì, per garantire certe caratteristiche. Esatto, sì, è vero. Bel lavoro. Costi però ovviamente non è che ci possiamo permettere tutto un sistema di liofilizzazione, che è un po' costoso perché chiaramente prevede un po' di macchine che accompagnano il tutto, perché ci deve essere un sistema di raffreddamento, poi una macchina per creare il vuoto, però le caratteristiche vengono mantenute. Preparazione del materiale, vengono applicate tecniche analoghe a quelle utilizzate per l'essiccamento. E la surgelazione. I prodotti liquidi vengono inizialmente concentrati, a volte pastorizzati. I prodotti solidi devono essere frantumati, ovviamente frantumati. Si ha un raffreddamento rapido con congelamento dell'acqua, centripeto dell'acqua velocemente, insomma. Successivamente, seconda fase, fase di liofilizzazione, si hanno in genere tre fasi: sublimazione sottovuoto. Si determina un vuoto sino a 10-13 torr, tenendo presente che la pressione atmosferica è 760 torr, quindi siamo arrivati a ridurlo di circa 50 volte, a cui la pressione atmosferica, voglio dire, a cui si ha la sublimazione dell'acqua, evaporazione sottovuoto per eliminare l'acqua legata, si provoca un leggero riscaldamento, all'incirca i 30-40-45 gradi, fino a un'umidità del 5%, ripristino della pressione, si riporta con attenzione la pressione a valori normali. Intanto noi abbiamo disidratato il prodotto. Ecco, qui ci sono degli spaccati di macchine. Qui c'è il sistema. Sicuramente, 13 torr. Come torre qui stiamo circa 50 volte la pressione atmosferica. Quindi è bassissima la pressione, quindi l'acqua immediatamente evapora. Qui c'è uno spacchetto. Sì, vabbè, ma tanto tu non lo farai tutto. Quando ti vendono la macchina già tu sai tutto. Ti dicono prendi le bistecche. Se il signore vuole le bistecche liofilizzate, metterle a questa temperatura e quella chiaramente ti dirà magari di farle a fettine sottili, così riesce a togliere meglio l'acqua. Questo è sicuramente uno dei problemi di questi, avere dei prodotti di piccole dimensioni. Se sono di grandi dimensioni, poi non sei grado di grandi. Sì. Vabbè, ci vogliono delle macchine più potenti. Importante evitare la reidratazione sia durante i confezionamenti che in seguito, è chiaro, bisogna evitare. Il riempimento viene fatto sottovuoto o con atmosfere modificate, per esempio con azoto. Oh, questa è interessantissima, vediamo un po' i vantaggi se facciamo l'essiccato o il liofilizzato, sicuramente. Umidità relativa maggiore del 15%, nel liofilizzato l'umidità relativa è minore del 5%. Aspetto fibroso e grinzoso con forma modificate per i solidi, se essiccato, no? Aspetto spugnoso, fragile, forma originaria. Beh, chiaro. È chiaro che quando la tocchi, siccome è come se fosse secco, tac, si spacca. I caratteri organolettici dopo reidratazione possono essere alterati. Se voi prendete una bistecca che avete magari tenuto un po' di tempo sul fornello, poi ci mettete l'acqua, insomma. I caratteri organolettici dopo la reidratazione sono simili ai naturali. L'essiccato, perdita delle componenti, possibili perdite di componenti. Nel liofilizzato nessun cambiamento. Nell'essiccato si possono formare le croste con reidratazione lenta, nessuna crosta, è facile reidratazione perché chiaramente l'acqua deve andare a coprire, a riempire quei pori che sono rimasti vuoti adesso. I contenitori possono non essere ermetici nel caso dell'essiccato, in questo caso ovviamente devono essere ermetici. Nell'essiccato gli impianti possono essere semplici.
e con costi contenuti. Vedete la signora che stava girando la salsa, invece in questo caso l'impianto è un pochino più complesso e i costi sono elevati. Ecco, un'altra categoria di trattamenti che ancora fanno parte dei trattamenti fisici è l'irradiazione. Attenzione che mo dobbiamo stare attenti quando facciamo questi trattamenti. Voglio dire io, l'irradiazione, un semplice caso di trattamento irradiativo è sicuramente tramite radiazione, è già il trattamento, non so se avete fatto mai caso, la sera, per esempio in molti generi alimentari o panifici, macellerie, ci sono quelle lampade blu all'interno, quelli già sono dei trattamenti con radiazioni ultraviolette. Quindi se voi ho le stesse lampade che si vedono blu, che si mettono all'interno dei locali, eccetera, se voi fissate con attenzione, fissate, sì, ottimo, funziona, come? Quelli sono già dei trattamenti a raggi UV, la lampada di Wood, e dovete fare attenzione a non guardare, perché sennò vi potete rovinare la vista. Quindi o metterci la mano, la pelle, è come se voi foste al mare e state prendendo le radiazioni solari, che quindi possono... Sì. Sì. Quelle hanno più potenze, chiaramente queste hanno più potenze, quelle sono molto, non sono molto potenti, sì. Quindi comunque voi, anche quella del, che utilizzi il barbiere per sterilizzare gli attrezzi, quello che cosa fa? Non fa altro che sterilizzare gli attrezzi uccidendo o distruggendo i microrganismi che eventualmente ci fosse. Se ci sono dei... Sì, microrganismi intendo tutto, sì. E quindi... Pure le spore. Farà un po' più fatica per passare la membrana, certo, però... Allora, questa è un'ottima domanda e osservazione. Purtroppo sull'acqua funziona, perché è trasparente. Nel latte non funziona bene, perché esattamente uno dei grossi problemi del... radiazione, almeno sull'ultravioletto, è che è poco penetrante, e quindi mentre sull'acqua funziona bene, quindi le lampade che si mettono nell'acqua con radiazione UV funziona, nel caso del latte no, perché riesce a disinfettare, se riesce, solo degli strati infinitesimi, e quindi non va bene. Ma deve essere grande sta lampada. Allora converrebbe a questo punto mettere la lampada magari all'uscita della cisterna, in modo che c'è un l'acqua lambisce la lampada. No, poco tempo. Però c'è un fatto che bisogna cambiarla ogni anno, ogni 10.000 ore almeno. Quindi potrebbe essere una soluzione. L'irradiazione naturalmente, abbiamo visto questa così leggera con UV, o ci possono essere queste un pochino più pesanti, utilizzando raggi gamma o raggi X, e questo fa male seriamente. Sono aumentati in maniera esponenziale, diciamo, le tecniche che utilizzano queste radiazioni ionizzanti anche per disinfettare i prodotti. Non mi chiedete se ci sono degli effetti collaterali sul prodotto, perché sinceramente non vi so rispondere. Sono definite ionizzanti quelle radiazioni elettromagnetiche e corpuscolari che possiedono energia sufficiente per ionizzare in modo diretto o indiretto gli atomi del materiale irradiato che incontrano, impartendo agli elettroni energia cinetica sufficiente a farle allontanare con formazione di ioni e radicali liberi. Non farà proprio benissimo, insomma. Si tratta di un trattamento ipotizzato già dagli anni 20 e usato già negli anni 40. Vengono utilizzate radiazioni elettromagnetiche, raggi X e raggi gamma, che forniscono una elevata shelf life e un'elevata sicurezza, però dovete fare attenzione quando sono in funzione queste lampade a non starci là, perché ci facciamo male. Magari voglio dire io, dopo il trattamento va bene, ma durante il trattamento non dovete assolutamente starci. Questa non presenta, dice, effetti tossici né problemi particolari negli alimenti dal punto di vista nutrizionale o microbiologico. Attualmente in Europa il trattamento con radiazioni ionizzanti è disciplinato dalle direttive numero 2 del 99, numero 3 del 93, recepite nel nostro paese dal decreto legislativo 30 gennaio 2001 numero 94.
Tali direttive stabiliscono, a maggiore tutela della libera scelta del consumatore, che tutti gli alimenti e o ingredienti che vengono sottoposti a trattamento con radiazioni ionizzanti debbano riportare in etichetta la dicitura irradiato e che ogni Stato membro debba effettuare controlli sugli alimenti presenti sul mercato al fine di individuare la correttezza dell'etichettatura. Se l'hanno riportato, quindi significa che ci togliamo le responsabilità. I controlli sugli alimenti e laddove esistenti sugli impianti di irraggiamento devono essere effettuati dalle autorità sanitarie, assicurare che la conformità dei prodotti alle disposizioni vigenti. L'Istituto Superiore di Sanità ha il compito di individuare i metodi di identificazione e fornire supporto tecnico e scientifico ai laboratori. I prodotti attualmente ammessi al trattamento nell'Unione Europea sono la categoria erbe aromatiche, essiccate, spezie e condimenti vegetali ad una dose massima di 10 kJ. In via transitoria ciascuno Stato membro può mantenere i trattamenti precedentemente autorizzati. In Italia è previsto un uso come antigermoglio per patate, sì, attenzione che questo può essere utilizzato come antigermoglio per patate, aglio e cipolla, mentre in altri paesi esistono anche usi su frutta, cereali, carne di pollo, prodotti ittici. Sì, penso che sia così. Il DNA lo va a modificare, penso. Sì, qui c'è il prodotto che sono stati irradiati, vedete, porta il simbolo di radiazione. Eccolo qua. No, in Italia, avete visto, non si può usare. Sì, infatti, tra l'altro pure l'acqua irradiata con le lampe UV di una certa potenza, poi si sente questa, come quando c'è stato il temporale, l'ozono. Sì. Infatti quelli sono dei radicali che si formano liberi, infatti. Il RAD è un'unità di misura della dose di radiazione assorbita pari a 100 erg per grammo. È stata sostituita dal sistema internazionale un'unità di misura, un RAD uguale 0,1 gray. Energia assorbita per un chilogrammo, e qui riporto la quantità di energia assorbita. Sterilizzazione, la dose assorbita dice l'utilizzo delle radiazioni ha alcuni svantaggi, ovviamente. Impianti molto costosi, certo. Problemi di sicurezza per gli operatori. La possibilità di sanitizzare alimenti altrimenti non utilizzabili, se i batteri patogeni sopravvivono non esistono indicazioni, certo non possiamo sapere se qualche microorganismo riesce a sopravvivere, non lo sappiamo, possibile sviluppo di resistenza dei microorganismi e questa è la cosa più pericolosa, perché se i microorganismi si vanno a modificare geneticamente poi non lo sappiamo, perdite di valore nutrizionale, scarsi metodi analitici per valutare i prodotti trattati e resistenza psicologica dei consumatori verso l'industria nucleare, giustamente.